L'intervento contro gli sprechi alimentari serve un circolo virtuoso del cibo. Sacchi di pasta gettati nell'immondizia e così anche farina, olio, yogurt e tanti altri beni di prima necessità. Un paradosso drammatico in tempi di crisi alimentare e carenza di cibo. In tavola, nel frigorifero o nelle dispense delle famiglie, quei prodotti non arrivano mai. Il loro destino è direttamente in discarica dopo che hanno concluso la shelf life, la vita a scaffale, determinata dalla loro durata di conservazione. Una data molto spesso indicativa che troviamo in etichetta e che ci informa sulla vita commerciale di un determinato prodotto. Ma davvero da quel giorno quel prodotto non è più buono e deve essere buttato? Ci possiamo permettere oggi questo tipo di spreco alimentare? Perché un conto è la vita utile in termini commerciali, un altro è dire che ci siano effettivi rischi per la salute del consumatore. Una tematica certamente complessa in cui intervengono molte variabili di qualità, processo, confezionamento, ambientali, ma che in un momento di grave crisi economica e di inflazione come quello che stiamo vivendo forse necessita di un adeguato approfondimento. Si potrebbe ad esempio pensare che gli opportuni controlli di sicurezza, di prolungare la shelf life di determinati beni di prima necessità, a trarne beneficio sarebbero tutti, compresi gli operatori della filiera alimentare nella gestione delle scorte e nella distribuzione, ma anche e soprattutto i consumatori che troverebbero più quantità di prodotti a prezzi molto più contenuti. Un primo passo da fare, intanto, potrebbe già essere quello di fare adeguata chiarezza e informazione sulle indicazioni in etichetta. È risaputo, infatti, che la prima causa di spreco alimentare sta proprio nella confusione da parte del consumatore rispetto alle indicazioni sul termine di conservazione degli alimenti. La dicitura da consumare entro individua come termine perentorio per il consumo dell'alimento quello riportato con la data in etichetta. Oltre tale data, l'alimento rappresenta un rischio di sicurezza alimentare. L'indicazione da consumarsi preferibilmente entro, invece, individua il cosiddetto termine minimo di conservazione, ovvero quella data entro la quale l'alimento conserva l'optimum delle sue caratteristiche qualitative, ma oltre la quale l'alimento può ancora essere consumato. Una soglia temporale, quindi, oltre la quale il cibo è ancora edibile e mantiene un buon odore e un buon sapore. L'Agenda 2030 dell'ONU ha fissato degli obiettivi precisi. Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante la catena di produzione e di fornitura. Perché non iniziare subito attivando un circolo virtuoso del cibo a scadenza?